Allora, oggi vediamo, molto quanto più semplicemente possibile, che è un grosso capitolo dell'informatica, che consiste in quali sono le tecniche, cioè come si ragiona per istruire una macchina a eseguire un compito, cioè quali sono i principi della programmazione. Questi vanno bene in qualsiasi campo, intendiamoci. Qualunque problema lo debba risolvere, si può analizzare in questa prospettiva. Infatti, in questo senso, la programmazione di software, programmazione software aiuta a pensare in modo pulito, che dovete analizzare le procedure che fate più o meno consapevolmente per risolvere un compito anche molto semplice e utilizzare questa tecnica per istruire una macchina a farlo. Nessuno riesce a istruire un altro su qualcosa che non riesce egli stesso a fare, è impossibile. Quindi per sapere come istruire una macchina dovete aver capito molto bene il problema, se no non riuscite a farlo fare una macchina. Ok? Ops, ho copiato, non dovevo incollare. Fatemi cancellare. Costruire una serie di istruzioni da eseguire, da far eseguire a qualsiasi altro esecutore, macchina inclusa, si chiama programmazione. La programmazione è un procedimento, un processo che parte da un particolare problema che può essere molto semplice, sommare dei numeri, confrontare due lettere, fare quello che volete voi, o molto complesso. E dallo studio del problema che avete davanti, il cuore, la parte fondamentale della programmazione è quella che parte dall'analisi del problema e arriva a trovare, a determinare un algoritmo risolutivo, cioè qual è, per algoritmo si intende qualunque successione di operazioni, qualunque insieme di operazioni che svolgono un determinato compito. È, se volete, la generalizzazione del concetto di formula. La formula è un algoritmo normalmente di calcolo. L'algoritmo in generale può essere un algoritmo non numerico. Se ho una lista di persone e devo metterle in ordine alfabetico, scusate, questo non è un algoritmo numerico, è un algoritmo di confronto, d'accordo? Che risolva o che realizzi una procedura che vi risolve il vostro problema, quale che sia, d'accordo? Di fatto, una volta che uno ha l'algoritmo, immaginate che questo provenga dalla pagina precedente, uno vuole che l'algoritmo sia eseguito, cioè che qualcuno faccia quella procedura. Quindi fornisce l'algoritmo all'esecutore, che potrebbe essere, nel 99% dei casi, è il computer, cioè un elaboratore elettronico automatico, che ha il vantaggio che esegue l'algoritmo in modo molto veloce. Abbiamo già visto che gli algoritmi eseguibili da una macchina devono essere finiti e non ambigui. Cosa volevi dire, scusami? Che è un po' il principio della calcolatrice. Certo, la tecnica è identica, solamente che la calcolatrice, quella da tavolo, per capirci, ha già dentro il suo linguaggio di programmazione, quello non lo puoi cambiare, ha determinate cose che può fare, ma non può farne altre. Invece un computer da tavolo, che sia e come è programmabile,
puoi fargli fare in teoria compiti molto diversi. La calcolatrice trascabile, per esempio, non ti metterà mai, non ti impaginerà mai un testo. Se tu vuoi scrivere una recensione, un articolo, un libro, quello che vuoi tu, la calcolatrice da tavolo, trascabile, non è sufficiente. Oppure vuoi fare una grossa analisi dati o una simulazione numerica o elaborare graficamente, costruire un cartone animato, non lo puoi fare. Non ha la potenza di calcolo adeguata. Lo fa un PC con determinate caratteristiche. Per farglielo fare però devi istruirlo a farlo. E ovviamente deve avere l'hardware adatto a farlo. Ok? Quello che va sotto il tetto, la parte più importante è quella precedente a questa, l'analisi del problema e la determinazione dell'algoritmo. D'accordo? Su come istruire la macchina a farlo, qui intervengono in questa fase quelli che si chiamano linguaggi di programmazione. Cioè bisogna imparare, noi dobbiamo imparare una lingua che la macchina capisce. Bisogna tradurre il nostro algoritmo in un linguaggio che è leggibile e interpretabile, soprattutto eseguibile dalla macchina. Quindi, quando ho l'algoritmo, attraverso il linguaggio di programmazione, lo trasmetto e lo faccio seguire al computer. Per scrivere questo, passare da questo a questo, ho bisogno di un linguaggio di programmazione, cioè di formalizzare, di rendere le mie istruzioni interpretabili ed eseguibili dalla macchina. Qui, mentre questo passaggio è un passaggio standard, cioè una volta che ho l'algoritmo, tradurlo in un linguaggio di programmazione è una cosa abbastanza codificata, passare dal problema all'algoritmo, questo è un passaggio molto creativo. Qui la fantasia e l'inventiva e l'intuizione è fondamentale, perché ci possono essere molti algoritmi che risolvono lo stesso problema, alcuni molto veloci, altri molto lenti, dipende dall'uso che uno fa delle risorse. Ok? In passato, diversi anni fa, è stato scritto un linguaggio proprio a scopi didattici, cioè per insegnare la programmazione. I primi linguaggi si chiamavano linguaggi macchina. Cioè molto vicini alla logica che usa il calcolatore, alla sua struttura, alla sua elettronica interna. Questi erano difficili da comprendere per noi, che sono molto lontani dalla nostra lingua. Dopo c'erano i linguaggi un pochettino più evoluti, ma pur sempre elementari, come il BASIC. Il primo linguaggio evoluto adatto a qualsiasi scopo, ok, che fosse un vero e proprio linguaggio di programmazione, è il Pascal, che eredita il nome da un scienziato e filosofo del Settecento che ha costruito una delle prime macchine calcolatrici, Blaise Pascal. Poi, in ambiente commerciale, cioè per scopi di gestione, di contabilità, eccetera, un linguaggio molto usato è il COBOL, la cui scritta significa Common Business, cioè affari usuali, Oriented Language,
linguaggio orientato, cioè mirato alla gestione degli affari, del commercio. In ambiente scientifico, un linguaggio molto usato è il Forbes, che è una contrazione da traduzione, trans sta per translation, for per formule. Riesce a tradurre in un linguaggio eseguibile le formule. Ok? Poi ci sono altri linguaggi come il Lisp o l'Algol, che sono un pochino più sofisticati, e da ultimo, uno dei più ultimi evoluti, è il C e C++, che sono eredi proprio, cioè nipoti e nipotini del Pascal. E un altro linguaggio che assomiglia molto al Pascal, ma insomma ne differisce nelle regole di scrittura, è il linguaggio Java, con cui vengono scritti i videogiochi, per esempio, che usa molto la grafica. Le applicazioni, molte applicazioni per i cellulari sono scritte in Java. Per esempio, quando noi abbiamo delle scritte su YouTube con un computer molto vecchio, ci dice che questo Java non è aggiornato. Sì, perché a seconda del sistema operativo uno può avere al suo interno già installato, oppure no, Windows non è installato routinariamente, per averlo devi installarlo manualmente. Ok? Poi vedremo come utilizzare il linguaggio Pascal per la programmazione. E però prima di arrivare a quello, vediamo quali sono le tecniche o come si arriva dal problema all'algoritmo. In questo ci aiuta un teorema molto importante di informatica, abbiamo detto di Böhm-Jacobini, il quale afferma che qualunque algoritmo, per quanto complesso, è composto da tre strutture elementari, tre tipi elementari di algoritmo: la sequenza, l'alternativa e il ciclo o ripetizione. Questo è un teorema cruciale, perché vi dice qualunque procedura tu debba fare, non ha importanza quanto difficile sia, puoi costruirla usando queste strutture. Come si rappresentano queste strutture algoritmiche? Si utilizzano quelli che si chiamano diagrammi di flusso. Qui per flusso intendiamo un termine che indica quello che noi potremmo interpretare, se dovessimo farlo noi, la linea di ragionamento, come si passa da un'operazione alla successiva, la concatenazione logica delle operazioni. Per questo si intende, questo è il flusso. I diagrammi di flusso sono dei schemi grafici che mettono su carta, nero su bianco, come volete, una determinata procedura di calcolo. Okay. Faccio un esempio. I diagrammi di flusso sono composti da molti oggetti grafici, molti simboli. Io userò il minimo possibile.
con un cerchietto si indica il punto di inizio, cioè il mio algoritmo comincia da qua. E di solito detto ci si scrive start, cioè inizio, la procedura comincia da lì. Poi c'è tutta una serie di istruzioni e alla fine c'è un altro cerchietto che indica che l'algoritmo viene terminato. Non è banale questo, perché l'algoritmo deve terminare prima o dopo. Ok? Posso istruire la macchina a eseguire compiti se ho un numero finito di operazioni. Prima o dopo devo arrivare lì. Poi, proviamo a pensare. Se io voglio chiedere a uno di voi di fare, per diciamo un esempio proprio più terra a terra, eseguire una somma, voi cosa mi dite? Io dico, esegui questa somma. Mi dici, che cosa devo sommare? Ok, la prima cosa da fare è lo scambio di dati. Quindi bisogna che il laboratorio acquisisca o legga dati. Questo viene indicato da istruzioni contenute in parallelogrammi, che in termini tecnici vengono indicati da operazioni di input e output, cioè lettura e restituzione di informazioni. Qui dentro leggo o scrivo, leggo dati che mi servono o scrivo risultati di elaborazione. Ok? E poi nel rettangolo scrivo invece operazioni che il computer è in grado di seguire, la somma, la differenza, il prodotto, il rapporto, eccetera. Ok? Con invece il rombo indico una alternativa, un test, una domanda. Sono i simboli che usiamo per costruire un algoritmo. Facciamo l'esempio. Esempio. Somma, problema, somma di due numeri. Che a priori possono essere due numeri qualsiasi. Ok? Io voglio che istruire il computer a fare una somma di due numeri qualunque. Non voglio dargli solo quelli, voglio dire ti do i numeri e tu li sommi. D'accordo? Quindi cosa facciamo? Qui lo scrivo i perché non mi sta inizio dentro questo cerchietto piccolo. Dopodiché dal blocco di partenza con una riga, con una linea continua, collego questo diagramma di flusso, questo passo è il passo successivo. Quale sarà il passo successivo? Se voglio eseguire la somma, devo sapere quanto vale il primo numero, quanto vale il secondo. Leggi il primo numero, chiamiamolo x, il secondo y, per esempio, oppure a e b. Leggi x e y. Questa è una fase di input. Dico al calcolatore, tu mi devi chiedere che cosa vuoi, che cosa voglio che tu sommi. Dopodiché passo alla fase operativa. Legge x e y, questo è un rettangolo, e calcola x più y, esegue l'operazione di somma. Ok? E posso, non è indispensabile, ma posso dire metti il risultato, assegnalo a un altro simbolo. X e Y qui sono simboli che possono cambiare.
assegna il risultato a, chiamiamo un simbolo che si chiama somma, S. L'assegnazione viene, mentre noi in algebra scriviamo la S è uguale a X più Y, okay? Nel linguaggio di programmazione, arrivo subito, il calcolo e l'assegnazione vengono indicati in questo modo, con la freccia verso sinistra. Questa scrittura significa esegui l'operazione X più Y e hai il risultato, lo metti dentro S, lo chiami S. Ok? Cosa vuol dire, scusami? Quindi sarebbe X uguale a 2A e Y uguale a 3A. 2A o 3A sono operazioni, non sono in fase di lettura. L'operazione viene dopo. Leggere 2A significa leggere A e moltiplicare per 3. Sono due passaggi diversi. E invece Y uguale a 3 allora? Allora dici, leggi, quando leggi Y, lui mi chiederà, dimmi quanto vale X. Io gli scrivo 3. Allora lui legge il 3. Dopo un'altra riga mi dice, dimmi quanto vale Y. Io scrivo magari 4. E lui dice, ho letto 4. Poi calcola 3 più 4, lo chiama S. Io qui purtroppo ho finito lo spazio, immaginate che va oltre qua sotto. Okay. Dopodiché si conclude con l'istruzione, scrivi S e poi finito. Fa il calcolo, gli dà un nome, mi comunica quel nome. Questo sarebbe l'output. Questo sarebbe l'output, sì. E qui finisce. Ok? Poi faremo quello che faremo. Certo. Supponi, torniamo un attimo indietro, se un algoritmo utilizza dei simboli come X e Y che possono avere valore diverso a seconda dell'input, cioè se faccio il programma io magari mi interessa sommare 3 e 4, lo fa un'altra persona, gli interessa sommare 5 e 7 o 2 e meno 5, ok? Se possono avere valori diversi o nel corso della stessa elaborazione o da una elaborazione a un'altra, cioè da un'esecuzione a un'altra, allora questi simboli prendono il nome di variabili. Qui X e Y sono delle variabili. Perché? Se uso più di una volta questo algoritmo, X e Y possono avere valori diversi. Ok? Se invece voglio fare, metti che X e Y siano la base e l'altezza di un triangolo, ok? E voglio calcolare l'area, allora l'algoritmo sarà leggi X, leggi Y, prendi X, moltiplicalo per Y e dividi per 2. Quella è l'area. Il dividi per 2 non dipende né da chi fa l'algoritmo né dai valori di x e y, dividono sempre per 2. Se un numero, una grandezza, un simbolo ha lo stesso valore per ogni esecuzione, diventa una costante. Le costanti sono grandezze coinvolte nell'elaborazione che mantengono sempre lo stesso valore durante tutta l'elaborazione e per diverse elaborazioni diverse. Quelle sono costanti. Ok? Questo è meglio scriverlo perché è un po' più importante. Nostra X e nostra Y sono variabili perché cambiano per diverse elaborazioni. Il termine tecnico per elaborazione è, molti termini che sono in inglese, è run. Quando il programma funziona si dice che corre, il programma sta correndo. Okay, un run di un programma è un'esecuzione. Diversi run di quell'algoritmo possono avere x e y diverse, allora sono variabili. Invece si chiamano costanti
sono grandezze che hanno sempre lo stesso valore, qualunque sia il rango. E durante tutto lo stesso rango. Ok? Linguaggi evoluti distinguono, cioè trattano in modo diverso le variabili e le costanti e richiedono che uno, quando programma, comunichi al computer che cosa è una variabile e che cosa è una costante. Ok? Dobbiamo dire all'inizio userò queste, la x e la y, che saranno variabili. Non solo, ma ci chiederà anche se la variabile è intera, reale, e per adesso diciamo altro. Qual è la differenza? Per il computer, per il Pascal soprattutto, se io scrivo 5 o 5.0, questi numeri sono due numeri enormemente diversi. Questa è una variabile intera, questa è una variabile reale con la virgola. La virgola per il calcolatore è un punto, non è la virgola nostra, è la virgola anglosassone, cioè il punto decimale. Li tratta in modo diverso. Li codifica in modo diverso. Gli interi hanno un'algebra esatta. I reali, siccome possono avere cifre dopo la virgola e il computer tiene conto di un certo numero finito di cifre dopo la virgola, se ho 5,0001 oppure 5,00000 oltre quell'uno o un altro 1, se sono oltre il numero di cifre che il computer può tenere conto, i due numeri sono identici, non li distingue. Questo rischio con gli interi non c'è. Quasi non c'è, perché in realtà tiene conto di un numero fino a un certo numero, su un certo valore. Numeri troppo grandi non riesce a gestirli. Ok? Qual è il numero più grande? Sono con una decina di cifre significative. Quindi se vado oltre 10 miliardi, 20 miliardi, non riesco neanche a scriverlo. Ignoro a parte del numero. E questo bisogna tenerne conto. Perché se nella mia elaborazione vengono fuori numeri di quel tipo, l'algoritmo non funzionerà. E riscrivere in modo diverso, in modo che lui possa gestirli, si può fare. Ok? Allora, abbiamo il nostro algoritmo, eccolo qua. Questa è la prima parte, questa è la seconda. Vogliamo farlo eseguire, cioè scriverlo in modo che il computer lo capisca soprattutto e lo esegua. Ok? Per fare questo dobbiamo scrivere o codificare meglio un, come si chiama, programma, qualcuno dice anche codice, in Pascal. Come ogni lingua, anche il linguaggio per programmare un computer ha le sue regole, la sua sintassi, la sua morfologia. Alcune cose posso farle, altre no. Ok? Ogni programma Pascal comincia e finisce con parole chiave. La prima, l'apertura, è programma. Può essere scritto in minuscolo. E una buona regola di programmazione è
sottolineare o scrivere in modo diverso le parole chiave. Che significa parole chiave, parole riservate? Program per il Pascal ha un significato ben preciso, io non posso cambiarlo. Non posso dire la mia variabile si chiama program, perché il programma si inchioda, non funziona. Ok? Quei codici, quelle parole chiave sono riservate, non posso alterarle. E finisce con la parola chiave end. End punto. Ok? Prima di questo end c'è un'altra parola chiave che è inizia. Begin. Detto come va letto, come è letto. Tra queste due parole, all'interno di queste due, ci sono tutte le istruzioni. Cioè la lettura, il calcolo, la scrittura sono tutte qua dentro. Mentre, tra program e begin, qua dentro, prima di iniziare a eseguire il calcolo, ci sono delle istruzioni dichiarative che dicono che cosa userò. Devo dichiarare che userò delle variabili o delle costanti, cioè il computer vuole sapere in anticipo di quanta memoria avrà bisogno e lo sa leggendo in questa parte. Ok? Vediamo se riusciamo a... qui sotto abbiamo il Windows, questo è gratuito, c'è un compilatore che si chiama Free Pascal FP, FPC anche in realtà, ed è gratuito, free. IDE sta per ambiente di sviluppo integrato, c'è una finestra che fornisce diversi strumenti. Qui abbiamo uno strumento di editor e qui vi dice più o meno come, vi ricordo come può essere fatto un algoritmo, un programma. Noi ne facciamo un altro, edit, anzi file new, nuovo, e lui crea un foglio di lavoro che chiama no name, non c'è nome, dopo quando lo scegliamo gli daremo un nome. Magari prova, non so, prova due, prova quello che vuoi. E cominciamo con lo scrivere le istruzioni chiave, quelle principali. Il primo, program. Successivamente alla parola chiave, come non avevo detto, c'è il nome del programma. Cioè questa lista di operazioni ha un nome. E che può essere un nome qualsiasi, per esempio prova 1. Prova 1, prova 0. Punto e virgola. Le istruzioni vanno chiuse con un punto e virgola. Ok? Dopodiché posso lasciare tutti gli spazi vuoti che voglio e posso fare un programma che chieda al calcolatore di salutarmi. Comincio con begin, la istruzione che dice comincia le operazioni da qua. Lasciamo due righe vuote. End, qui finisce end punto, e in mezzo dove voglio, proprio lui non conta le righe, spazi vuoti, non ha nessuna importanza, gli do un ordine, scrivi ciao a tutti. Per scrivere questo l'istruzione è write, sempre in inglese, le parole chiave sono tutte in inglese,
right? LN significa scrivi una riga, cioè scrivi e poi vai a capo, mentre solo write significa scrivi e fermati lì. Ok? Parentesi tonda, tra apici il testo che voglio che scriva. Ciao a tutti. Punto esclamativo se lo trovo. E apici di chiusura, parentesi, punto e virgola. Dopodiché se io scrivo così, lui esegue l'operazione di istruzione e torna in modalità editor. Io voglio anzi invece vedere bene cosa è scritto, per cui gli dico leggi una riga, finché io non gli darò invio non tornerà qua, mi darà il tempo di leggere quello che ha scritto. Leggere è read line. E io gli dico non leggere niente, perché voglio solo che aspetti che batta invio. Dopodiché, se ce la facciamo, andiamo su run, esegui, chiamalo prova, sì, va bene. Ha scritto ciao a tutti e sta aspettando, sta leggendo qualcos'altro. Se io digito, vedete che è andato a questa foglia, se io digito invio, torna in modalità editor. Ok? E adesso ci fermiamo qua.